Parlo! Oh! Ti muovi? Ti muovi! E sto prendendo sta medicina di merda, sembra sproffo! Se roba da ricchioni, sto dietologo del cazzo, ma la tua sta medicina! Io al mio tre comincio, datti una mossa. Uno, due. Felice del grasso, figlio della merda! Raga, sto aspettando Barlo che è andato a prendere la medicina e... Namaste, fratello Fada! Ma che cazzo? Ti voglio bene! Namaste! Cosa è successo? Salam aleikum! Hai preso la medicina, Barlo? Anima bella! Ho preso la medicina che fa tanto bene! Apre proprio le percezioni della mente, l'aggressività, l'astio, te lo leva via, proprio che ti apre tutto! Lo sai che oggi dovremmo fare Draft God, vero? Anima bella, Draft God! Così giovane, ragazzo che vuole esprimersi! Non vedo l'ora. Pace, ragazzi. Buongiorno a tutti quanti, ragazzi. Purtroppo oggi... Viva Gay Pride. Non devi ridere. Bianco e nero. Questo va in bianco e nero. Che cazzo devo dire? Ridere. Viva Gay Pride. Che cazzo è Viva Gay Pride? Ascolta... La posizione del mezzoloto. Come ti chiami? Io? Come si chiama il suo personaggio? Claudio. Claudio Lippi, bravo. Dopo il disco di Rancore siamo tornati con... cazzo c'è? Farfalline, non le vedi? Ci sono dei grossi problemi oggi, ragazzi. Io non so come andrà avanti la situazione. Dopo il disco di Rancore abbiamo aspettato da tantissimi il primo uscito da BHMG Records, Dress Gold, che ha esattamente... Senti, sono gli oli essenziali. No, sono profumati però, sì. 11 tracce prodotti da Dave The Kids. Iniziamo a sentire il disco. Canaglia, sappiamo esattamente qual è. Cominciamo con Gigi, quindi. Gigino. Gigino. Oh... Si ripete la G come i bambini quando dicono le prime parole, no? Come mamma, papà, Mimmo, Gigi, che bello. Questo ci riporta al nostro bambino interiore. Namaste, fratello Fada. Oh, vogliamoci bene. Basta odiare. Ehi, oi. Ehi, devo vedere come reagisci. Vediamo se questo tu vuoi essere hippie. Che giro a tua zona con un paio di persone. Gigi, chiamami Gigi. Stavo Gigi come D'Agostino. Gigi, oh Jesus, speriamo non succede un casino. Sai che rido insieme a chi odia. Nuova droga nel mio cuore. Whippo, bitch, non pip. Gigi, chiamami Gigi. In giro dal booster ma passo la G. Io non la voglio più, ok? Ok. Tu mi chiami a me e dici che... Lui ha della droga nuova nello zaino nuovo. Questo è un messaggio per aprire le vostre menti. Infatti anch'io ho preso questa droga nuova e apprezzo moltissimo questa nuova musica. È perfettamente in sintonia con i miei sensi fuori uso. Sì, sì, quasi quanto i suoi sensi fuori uso. Scusa, adesso che tu non sei... Non vuole la malattia. Bravo, tu che non sei... Non vuole la morte e la guerra. Lui vuole la pace, proprio come noi. Tu che sei dentro questo viaggio, cosa ne pensi dall'interno di questo viaggio? Fratello Deathgold Booster. Comunque il pezzo di prima era una merda, ragazzi, ha avuto il... Non dire le parolacce. Ma poi torni normale quando devi fare... Tutto passa, dici. La storia nuova ostacoli, lo salto. I miei salti, tu non puoi essere altro. Mi trovo in certi posti tra... Regali. Il mio booster. Guarda quell'altro. Tra le strade più soldi. Più soldi. E ne ha viste. Il booster? Come fai a rimanere serio? Rimanere il personaggio questa roba. Scalo marce, guarda le marce, puoi chiamarmi, ma non come un piccione. Compare nella vita cosa fai? Io non so che pensi di me. Adesso le persone con lei vuole usare il mio gioco. Quale gioco? Alzo abbasso soldi come gioco. Sembra una canzone tradotta dall'americano in maniera letterale. Se lei vuole fare i soldi con il mio gioco. Lei vuole fare cose col mio gioco. Raga, lui ha un motorino, perché questo senso di libertà che li trasmette, viaggiare col vento tra i capelli. Fratello Fada, ti ricordi i capelli? Non mi ricordo quasi più, però intanto li guardo i tuoi. Un motorino. Sembra una cosa fatta per i bambini, fatta male per i bambini. Mi sembra hanno Teletubbies. Sì, come la Tesla, anche il booster non ha le marce. Io volevo solo dire questo. Dai, uscendo un attimo dal personaggio, diciamo. Wave, sfere e basta. Da solo quando entro. Se vuoi ti pago una escort. Vorrebbe farla di PC. Un altro però tipo ce l'ha. Nuova storia, no, post commenti invidioso. Bitch vorrebbe un tipo. Casa là, chiedi cosa ma tanto lo sai. Troppo
troppo ghiaccio. Così non va bene. Troppo lì, ma la soldi nelle pareti. È una merda sta roba. Wave, sai che sono la wave. Vi drafto al della wave. Correndo, grande onda contro vento. Perché non gli lascio una goccia? Perché non gli lascio una boccia? Quindi lui non fa il rapper, però i rapper sono invidiosi di lui. Draft Cold al timbro, ma fa schifo. Cose trite, ritrite, dette in qualsiasi disco della DPG, che già aveva fatto la Waller all'epoca. Sembrava un po' la DPG all'inizio. Ma poi la musica non è solo parole, la grammatica, le parole, questa concezione obsoleta che hai, è anche sentimento, no? Hai sensazioni, è quello che ti trasmette la musica. Cosa ti trasmette? È feel. Cos'è? Oh, Phil, lo zio di Phil Anselmo. No, bomba. Un pennino capricciotto, per favore. Okay. Guarda, siamo alla terza canzone e già mi fa schifo il cazzo il disco. A me è piaciuto più di quello di Sfera, comunque te lo butto lì. Più di quello di Sfera fino adesso? Fino a qua, meglio Drive Call che Sfera. Davvero? Come, perché? Cosa hai trovato di buono? Questo è vero. Non è una stronzata quella che hai detto, sembra molto più grezzo il lavoro. No, è più stretta anche come mood. Devo dirti che Sfera senza Namaste. Fammi spiegare che cazzo vuol dire sono master. Non lo so, ma noi Radical Chic facciamo questa appropriazione culturale senza sapere cosa vuol dire. Dobbiamo vivere tutto sempre in una pantomima, no? E sentirci una migliore pantomima. Degli altri. Fortuna che mio papà è dentista. Eccola la vera fortuna. Senti. Compare ma fai quello che vuoi, se vuoi lo fai. Ci tenti a me oggi come stai? Uno, due, per chi non lo sapesse entrambe. Uno, tutti i giorni io devo alzare a farli. Perdi il punto, la spedivano. Però un testo, che bello. Ma mi guardano come sabbie manetto. Soldi nel mio giro, bitch. Tanto la mia vita è cavassetto dentro. Sacchetto pieno, nostri di sacchi neri. Allora, credo che sia la più bella che ho sentito finora. Chissà da chi l'ha copiata sto giro. Non lo so. Perché di solito quelle belle vengono copiate da qualcosa. Ma tutte. Tipo Gali ha tre quarti di plagi. Disco plagiato. Questo vedremo poi. Allora, più avanti. Mi sei uscito un po' dal personaggio. Allora, secondo me la prima pezza è molto bello. Ha rappato. Guarda che bello. Lo vedi? La musica che si forma sotto le mani, qualcosa, cos'è? Cacchio. Ho capito. Questa roba del ritornello una merda. Non dire merda. La merda è sacra. Ci fanno l'incensi perché la mucca è sacra. Porca troia, cosa devo dire? Andiamo da ste. E seconda parte cantata non male, anche se mi ha ricordato un sacco Vegas Jones. Oh. Le sporche sono qualcosa di inascoltabile, raga. Il piccione, te lo ricordo. Il piccione. Sacro il piccione. Una volta l'ho visto il piccione. Soldi blu, basta, la conosciamo. 20 euro. Sta finendo l'effetto della medicina. Ogni tanto torno a Sprass. Sembrerebbe, è impressionante. No, basta, la conosciamo. Soldi blu. Sono stupidi i soldi blu. Soldi blu. Stupidi. Pure quelli viola. Sono uso per la torre. Nascosto. Sai che scherzo, amore. Ma per caso. Sai che ti tappa NGL. Posso comprarti le scarpe. Posso stare in bardo in circolazione. Ho fatto più cuore l'ispirazione. Ho la testa che mi dice di fare. Chiuso in cantina. Alzavo mattoni. Dai, se sporche fan cagare. Sono stupidi. Questa è la DPG. Non c'è flow. Non ci sono rime. Non c'è niente, merda, brutta, brutta. E poi non c'è bisogno dell'ispirazione, mica si sente che non c'è né ispirazione né talento. Le sporche fatte in falsetto con autotune. L'amico di tuo fratello che mi diceva alla grigliata che quando ascolti Draft Call l'album prima quando faceva le cose street hardcore, sentivo uguale sul boom bap. Mannaggia. Mi sa che mi sta scendendo la botta. Sembrerebbe anche a me. Della medicina, quella dei ricchioni. Mannaggia. Che cazzo sei tornato? Ma che cazzo dici, coglione? Ritardato? Ma ti droghi? Mannaggia. La mannaggia. No! Mannaggia. Già. Peggio no che non sono stato, mannaggia. Fermare me, guarda che corro sul serio. Già che bel suono, lo stiamo creando. Prova a stare. Io sono un bastone di entrare. Mannaggia. Giove,
sola with man. Sta vita mannaggia. Un nuovo problema. Puoi parlare a me di soldi. Devi risolvere il problema. Cosa? Compare, ma dove sei? Mannaggia, bisogno di troppo magico. Nuova. No, aspetta, io non ho capito. No, allora vado in giro con le droghe pesanti, fanculo tossici e i suoi derivati. Poi ha ripetuto tre quarti delle cose che ha detto nei pezzi prima. Sembrava un analfabeta, senti che bel suono che lo stiamo creando. Cioè un analfabeta che non sa l'italiano. Il flow tipo spezzettato. Tipo la Young quando faceva finto di non sapere parlare italiano. Bravo. Molto bene. Raga, adesso che sono sobrio e non più sotto gli effetti psicotropi di quella medicina che voi ben sapete, posso dire serenamente che è uno sfere basta senza autotune con più droga. Tu mi hai detto prima che ti era piaciuto un po' di sfere basta. Chi? Prima chi? Quando? Hai ragione, scusami. Occupato, la conosciamo. Conta che è una first listen e io metà ho dovuto farla da sotto effetto di droghe psicotrope. No, ho capito. Come lui. Ok. Piccolo draft. Tutto. Piccolo draft, piccola canaglia, credo dirà anche. Ah no, tu voi siete tutti piccoli draft. No, non ci posso. Sì. Soldi rampicanti, ho traiettari, soldi in tutti gli angoli. Con te non gioco a fare, con tu io come ti sa fare. È bella però, dai. Numeri dispari e pari, allora. Ma sai che questo è un tutto fare. Poi gira con me. Se non l'ha copiata? Sì, è copiata. Sono il tuo piccolo draft. Però il test, ma no, sai perché la linea è sicuro, bella. Tu mi chiami e tardi, non vedi che sono le tre. Sono io stesso e non posso cambiare. Dentro me stesso so di cambiare. Ho vari fraintendimenti. Che sei, gira con me. La linea melodica non è brutta. Ti sembra qualcosa di già sentito? La linea melodica mi sembra qualcosa di americano. Ma bello, ma infatti non è sua. Guarda, mi ci gioco una palla. Allora, io ti dico, il testo, secondo me questa penso che sia uno dei testi più belli del disco. Sì, mi fai risentire quella che ho detto che era più bella? A parte Wave, che era bello il pezzo di sfera. Il pezzo di sfera, che è l'unico pezzo doveva mettere la autotune, l'ha fatto così a cazzo. Ti è piaciuto il pezzo di sfera? No, il testo. Ma il testo di sfera, dove l'unico dove doveva mettere l'autotune non l'ha messo. Forse era Soldi Blu quella che ti piace. No, era Fortuna. Fortuna era? Fortuna è quella dove parla appunto del GG. La prima che abbiamo sentito? Speriamo, non facciamo un casino. Ti piace il suono? La più gangsta. Sì, suona abbastanza crudo. Allora, GG, ok, suona abbastanza crudo. Sì. Ma non mi piace il testo. Sentiamo che non ha detto nulla in tutto il disco. No, penso che in piccolo draft. Voglio farmi soldi e farmi una bella casetta. E il Salento è il mio mare. Vabbè, sì, ma non puoi mettere quattro frasi su un disco di 11 pezzi. No, ma ti sto dicendo che no, il disco non vuol dire un cazzo. Quattro frasi senza rime. L'abbiamo sentito in 5-10 minuti il disco. Abbiamo tagliato i ritornelli finali perché non servivano un cazzo. Vabbè, quindi... se ti piace la nuova wave, sono sicuro che nuova wave. Però c'è roba molto migliore, cioè nel senso se adesso senza nulla togliere, se devo ascoltarmi qualcosa sulla nuova wave, mi ascolto Vegas Jones. È uno che mi vuole fare il ragazzo di strada vissuto, ma per carità, avrà anche vissuto le sue merdate. Ma guarda a Bologna, che, guarda che, allora sai cosa mi ha detto ieri Luke? Lo spaccino è come la puttana, è l'unico lavoro che quando non sai fare un cazzo nella vita puoi farlo. Infatti quando sbarcano col balcone l'unica cosa che possono fare è quello, o raccogliere i pomodori. Quindi bene. Cioè se tu ti vanti di fare lo spaccino è come una che si vanta e fa la puttana. Cioè è il lavoro che può fare chiunque. Canadese. Sempre carion per bambini. I bambini. Ma questo è un disco per i bambini con le più droghe. Bambini tossicodipendente. Questa tipa vuole solo il mio balletto. Sciroppo nel mio bicchiere, scusa. Ma come fa a piacerti sta roba, raga? Ma davvero? Ehi. Ho soldi. Beh, le vocali le sappiamo, dai. Adesso non scendo più al cervello. Oggi va tutto meglio. Il mio sogno perfetto. Tutto quello che mi serve nel mio cassetto. Chiudo il cassetto. Cassetto. Senti nel bello. Oggi va tutto meglio. Teletubbies trap. Oggi va tutto meglio. Teletubbies. Madonna. Raga, io rido per non piangere. Allora, parliamo un attimo chiaro di questa cosa. Parliamo che forse se sei io ho perso la un voglia. Giovane tossicodipendente e usi una base tra metà tra gangsta rap e i Teletubbies, puoi rivolgerti a un pubblico di bambini e fare lo sgamato con i bambini. Faccio lo sgamato, il vissuto rivolto ai bambini di 12 anni. Come se io che ho 30 anni vado a fare all'elementare e faccio te nella vita non sei un cazzo. Io forse mi è passata la voglia di ascoltare determinate cose. Non trovo neanche più... Ma
come fa a divertirvi anche solo? Perché la musica deve essere divertente. Guarda, per ascoltarla. Ti ricordi quando abbiamo ascoltato la prima volta il disco della Dark Polo Gang? Il primo disco che abbiamo ascoltato della Dark Polo, che era quello di Pyrex. Sì, sì. Ok, non c'era, era brutto. Era brutto disco, ma non così brutto. Non così. A livello concettuale e musicale aveva un mood tutto suo, era tutto allora, scuro, dark, non era cattivo. Non le chiudevano, dicevano mafia, droga, eccetera, non andavano nel ridicolo. Ed era la Dark Polo, Io vivo la strada, 10 anni da tossico, giovo di Spagna a prendere la droga, col carillon sotto. Ed era ridicolo la Dark Polo perché diceva mafia cose, però il timbro che utilizzavano, il mood che usavano poteva anche essere malandrino, cioè rigiocavano con... Sì, sì, che poi erano cazzate, adesso stanno facendo altro, grazie a Dio. Grazie a Dio, era quasi credibile se un ragazzino sì, quel coglione di panda infatti diceva oh no raga questi fanno brutto davvero a te, era quasi credibile per qualcuno che non conosce il personaggio. Chi raga, questa roba è merda da ascoltare per divertirsi. Ma a me non mi fa divertire, però è merda da ascoltare, non la posso suonare questa roba, immaginavo anche, cioè, sai, intanto Sfera, ce la butti dentro una canzone di Sfera. Ma la DPG, abbiamo fatto dei DJ set ancora quando ci eravamo bisticciati con la DPG. Però Sportwear la mettevi, quando Gelato la mettevi. No, ma anche Sfera la metti qualche Sfera pezzo. La metti. Ma Sfera ha fatto anche pezzi belli adesso. Sì, no, ma anche dell'ultimo disco, parliamo anche dell'ultimo disco. Cioè Grefg non ha fatto un pezzo bello e quelle cose orecchiabili che ha fatto le ha stracopiate, come Gali. Raga, Capoplaza. Capoplaza è il meno merda. Infatti non a caso Capoplaza sta nel disco di Noyz. L'ha preso Noyz, gli ha fatto fare un ritorno. Va bene, da fratello maggiore del rap, magari lo vogliono indirizzare. C'è qualcosa per allontanarlo da questa nuova wave. Perché Capoplaza, secondo me, è il meno coglione di tutti. Per quanto lui ormai ci odi, e poverino, io lo capisco anche. Ah, ha ragione. Però noi abbiamo dei modi di merda per dire le cose. Magari noi te l'ha spiegato in modo un po' più pacifico. Sì, 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 sì. Pacifici. Però, avercene Capoplaza, raga. Ma avercene. Cioè, io, veramente, raga, piuttosto che ascoltare sta roba e dare dei soldi a questa gente, piuttosto mi spare in mo. No, dateli a Capoplaza. Sì, come quelle di Salerno e... Ma dateli a Sto piuttosto, raga. E io mi sto tirando fuori proprio. Vabbè, ma Sto non c'ha bisogno, dai. Adesso, dateli a Tera. Ma che cazzo abbiamo ascoltato? Ma che cazzo abbiamo ascoltato? Sai che non mi ha lasciato niente? Scuscu, quando apri il cassetto, scuscu. Ma neanche se vuoi fare una gag, dove fare una roba divertente, anche prima volevi fare le Lippi, ma eri basito anche a fare la gag. Ero basito a fare la gag, Claudio Lippi comunque. Claudio Lippi, che era geniale, un giorno ce la giochiamo qua. Sì, per chi non sa chi è Claudio Lippi, era un ma era talmente di un cringe la situazione, che nemmeno io avevo voglia di fare le battute. Raga, è merda, no. È un prodotto di merda questo. Non c'è niente di conscious, di vero. Guarda, forse una cosa. Conscious c'era quella... Che vuole comprarsi a casa? Sì, il pezzo che diceva che voleva comprarsi a casa era carino. Mi dite, raga, adesso vi lascio qua un piccolo sondaggio. Mi dite se vi è piaciuto a voi il disco e mi scrivete qui sotto che cosa ne pensate voi realmente. Adesso uscite dal personaggio Arcade Boys, uscite dal fatto che siamo i criticoni, che lo facciamo molte volte per ridere, lo facciamo per trovare il pelo nell'uovo. Non c'è niente di bello, a parte forse due pezzi, ma proprio perché devo trovare qualcosa di bello. Madonna, questo è un disco che io lo lascio lì, lo accantono. Cioè questi poi si paragonano ai Migos, ma i Migos rappano. Porca troia, ma di cosa stiamo parlando? A me, io non me li ascolto, lo sapete. Migos rappano, voi siete dei minchios. Grefg, a me mi hanno detto che prima ruppavi. Prima rappavi. Ho capito che adesso vendi, dice, ma prima adesso vendo. Ma bella per te, io sono contento che vendi e ti fai a casa. Minchia. E ci compri lo sciroppo e non c'hai mai la tosse. Ma davvero, credimi, io sono contento, te lo giuro su Dio, sono contento che vendi. Ma sono d'accordo, sono contento. Però non ti incazzare se dico che sta roba è merda, perché lo sai anche tu. Boom, basta. In quanto l'hai scritto sto disco? 15 minuti. Cioè, e sì, perché tanto poi tante cose le ripeti in tutte le canzoni, quindi sai. Ha preso. Ah no, aspetta, quel concetto era bello. E no, perché è bello perché devi ripetere. È un album a tutto tondo. Quindi concettuale verso se stesso. Sì. Possiamo guardarci Biglino, per favore? Sì, Biglino. Ciao. Comunque, quando vuoi, ci trovi su, cioè, ci scrivi, ci siete dei coglioni. Va bene. Ma vieni con la gang. Ma no, vieni con la gang. Ha detto che sono in due. Lui e Gigino. È sempre lui. Ma però è questa metempsicosi di trinità intrinseca. Compare ma Gino e lui. Va bene. Vabbè, comunque Drefgold, adesso dici cosa ne pensi. Se magari non abbiamo colto il significato, magari c'è e siamo coglioni noi, se vuoi, se no. Se vogliamo analizzare in maniera decente, possiamo fare il discorso che faceva Tormento del dire che è un ragazzo che sogna questa cosa. Allora è vero Drefgold, ascolta me adesso, ascoltami, accompagna. No, perché adesso non voglio proprio distruggere al 100%. No, perché poi sembra che ce l'abbiamo con la persona. Drefgold non ci ha fatto niente, ma... e
ripetiamo che siamo contenti per lui. Guarda, veramente ce l'abbiamo con la musica, non col personaggio. Possiamo analizzare, esatto, come ha detto Tormento, per fare veramente una critica reale, sì, quello che dice come i desideri, i sogni e le aspettative di un ragazzo della nuova generazione, sì, della nuova wave, come si dice adesso. Sì, come comunque fare soldi, provare vari tipi di droghe, non essere un chiacchierone di strada e avere delle bitches, comunque va bene, che è un po' quello che abbiamo sempre sognato tutti quanti da piccoli, tranne le droghe da parte ma mia. Va bene, per carità di Dio, se tu hai questo mito qua del malandrino, per anche il vissuto che hai avuto, ti piace la droga e va bene, ti piace la fregna e va bene, devi dire quello che vuoi, ma assolutamente, e devi avere quello che è la tua visione del mondo, ma per carità di Dio, ma metticela un po' di qualità. Cioè, io non dico i Migos perché sono bravissimi, io ho capito che devi vendere, ma puoi fare anche roba di qualità, puoi esprimere anche qualcosa di più profondo, metterti un po' a nudo in anche uno stile di scrittura un attimo più elaborato, insomma. Tanto una su tutto il disco poteva venire fuori, cioè, minchia, devi fare i singoloni, hai fatto i singoloni per ogni traccia, un attimo di descrizione delle cose. Non puoi in una frase dirmi apro il cassetto tutto quello che ho bisogno. Cioè, no, ma anche se stavo in strada, non parlavo, parlo piano. Fai le rime, fai dei discorsi in rima. Il rap era fare uno storytelling, un discorso in rima. Cioè, un po' di tecnica, dai che ce la fai. Dai che ce la fai, Draftgold. Può essere che magari vendi anche di più, magari poi ti ascoltano anche quelli grandi. Se vogliamo fare della dietrologia, può essere semplicemente questo ermetismo, un riflesso della politica italiana, di cosa porta a pensare poi la politica degli ultimi 20 anni, quindi parliamo dei vari governi Berlusconi finora, che poi non è altro che la politica televisiva che hanno sempre sbattuto in faccia ai ragazzi. Però sì, un progressivo impoverimento intellettuale del popolo italiano, dove la gente poi vuole quello, fregna, droghe e fama. Sì, raga, ma la fregna, la droga e la fama la portavano anche in Mephiste, ma Mephiste che disco è? La portavano anche prima i Lyricals, ma la portavano anche prima mille altri i rapper americani, ci tenevano anche a far bella figura, cacchio. Smettiamola di pensare che il rap è una roba da bambini, perché il bambino ha il potere d'acquisto. Se te la compra il bambino, bene, ma bisogna anche educarlo alla roba bella, eh. Sei in vista, sei un ragazzo in vista, stai facendo tante cose, sono contento che sei salito al primo maggio a fare... Adesso stai leccando il culo, no, è la sfera al primo maggio. Ok, vedi, non picchia come sto leccando il culo. No, sono contento che sei in vista. No, raga, adesso, perché poi dite, ma voi ce l'avete, vi accanite, bla bla bla. Le critiche le abbiamo fatte, abbiamo dato anche critica positiva, per quanto non ce ne frega un cazzo, e per quanto non freghi neanche il Refgol. No. Raga, però sentimi, però se poi uno non come dite... Young Signorino, che è un poverino ormai che fa finito. Che adesso beh, le vocali le sa anche lui, abbiamo visto. Anche lì riprende questa cosa. Poi però mi fai la danza dell'ambulanza, che però effettivamente della dietrologia reale c'è. Magari aiutato dagli autori, magari aiutato da una mano santa. Magari aiutato anche da una mano santa. Un CSO, un TSO. Un TSO anche. Un TSO. Ha tirato fuori un prodotto che aveva un significato. Disturba tantissimo. Lo puoi fare anche tu, ti prego. Guarda, prego. Lo so che non te ne frega un cazzo di noi, ma fallo per te stesso. Fallo per i ragazzini che ti ascoltano. Bravo. Figa. Bravo. Non lo so. Figa. Fighe. Ciao. Ciao.